Ripartiamo da quell'episodio, no? Perché conti fatti, possiamo dire, è stato determinante perché ha pesato alla lunga l'uomo in meno. Rigore ed espulsione, tutti increduli. Sicuramente al termine dei 90 minuti ha pesato sul risultato e secondo me sono ancora oggi convinto che non c'è il rigore e soprattutto il rosso. Ma Cardella che cosa ti ha detto? Quando Cardella a chiedere spiegazioni? No, le spiegazioni non me ne ha date, soltanto vai fuori a fare la doccia, però io quando stavo a terra sentivo parlare lui con il difensore centrale della San Giustese e gli diceva, il difensore gli chiedeva cosa aveva fischiato e lui ha risposto non lo so, devo vedere. E questo mi fa ben pensare che era un po' confuso forse. Adesso torna a sperare concretamente anche la squadra marchigiana. Ah, sicuramente sì, si è rifatta sotto, è a oggi al pari nostro. Speriamo che alla fine del campionato arriveremo noi davanti a loro e soprattutto dentro i playoff, ecco, che è l'obiettivo stagionale che ci siamo prefissati. Adesso vedrai la partita purtroppo dalla tribuna, c'è uno scontro molto importante con la Recanatese, in casa però. Sicuramente sì, dopo 10 anni di prima squadra riesco a vedermi una partita dalla tribuna. Da un lato è forse positivo, anche se volevo essere in campo e aiutare i miei compagni di squadra a portare a casa i risultati, soprattutto i 3 punti che per noi sono fondamentali, vista la classifica oggi. Ecco, la Recanatese è terza in classifica, viene da 5 vittorie consecutive, non perde da quasi 3 mesi, al 12 gennaio. Se andiamo a guardare l'organico, ha poco o nulla da invidiare a Cesena e Materi. Sicuramente la Recanatese ha una rosa che... è una rosa buona e soprattutto forte, anche perché se si trova lì oggi un motivo ci sarà, se viene da 5 risultati positivi un motivo ci sarà. Spero che dopo 5 risultati venga qui e perda con noi. Nomen omen, sei il giocatore più lunga milizia nel Francavilla, 340 presenze quasi. All'incirca sì, l'anno scorso ho raggiunto un obiettivo importante di presente, quest'anno ho avuto un po' meno continuità all'inizio dell'anno rispetto all'anno scorso perché ho avuto diversi infortuni, poi per fortuna mi sono ripreso e sto collezionando altre presenze. Quindi assolviamo il tecnico? Cioè. No, sì, assolutamente, problemi fisici. Problemi fisici, dicevi poc'anzi scherzando con Valerio Spacca che purtroppo dovrà assistere alla partita della tribuna per squalifica. Sì, purtroppo nemmeno io sarò della partita, però ci sta la quinta ammonizione dopo tutte queste partite. La vedremo insieme da sopra gli spalti, speriamo di far risultato e tirare fino alla fine. Avete sbollito la rabbia, insomma, per l'episodio clamoroso di Monte San Giusto, ne ha combinati tutti i colori il direttore di gara. Sì, sì, diciamo di sì, fa parte del gioco, come c'è l'errore tecnico da parte nostra c'è l'errore arbitrale, però... Ha cambiato in un certo senso la storia della partita. Sicuramente ha viziato la partita, però purtroppo è capitato a noi domenica, speriamo non ci capiti più. Adesso torna tutto in gioco perché c'è anche la San Giustese tra le candidate ai playoff, insomma si fa ancora più dura. Sì, vabbè, è una lotteria adesso perché a 5 dal termine siamo tutte lì, nel giro di 3-4 punti, quindi magari adesso ci si trova terzi o quinti, tra 5 partite la quinta sta terza, la terza sta sesta, è tutta una lotteria. Chi guadagnerà più punti poi festeggerà questi playoff. Diciamo che poteva andare anche peggio, no? Se avessero vinto Pineto e Notaresco, per dire. Sì, sì, sicuramente, però ripeto, ogni partita è una storia a sé, specialmente a fine campionato dove si incontrano squadre che magari devono salvarsi, devono fare punti playoff, è sempre difficile, è tutto un altro campionato. Senti, Recanatese, questa è una squadra importante che secondo me sta disattendendo un po' le aspettative della vigilia, anche se è la squadra che ha perso di meno, soltanto 4 sconfitte. Recanatese è una squadra particolare secondo me, pure l'anno scorso ricordo fece un girone d'andata piuttosto opaco per poi riprendersi il periodo primaverile, quindi evidentemente ce l'ha nelle corde dei propri giocatori. Prossimo record, ormai insomma tu sei fatto per il record, 340 presenze per arrivare, si punta all'obiettivo. Il mio obiettivo è arrivare sempre più in alto possibile con queste presenze, poi
vediamo cosa succede, speriamo di collezionarle sempre di più, arrivare anche a 400 magari. Resterai affrancato, questo me lo auguro, me lo auguro. Poi sei così giovane, classe 92, sì, sì. 92, quindi 27 anni, già quasi 400 presenze con una sola squadra. Sì, sì, è un bel obiettivo che ho raggiunto, sì, sì, assolutamente. Won't you just shed it?